Il secolo XIX Castellini che intervisterà Matteo Renzi. Buona serata a tutti. Grazie sindaco, grazie a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Vice direttore, ecco. Buonasera, buonasera. Ma questo è lo stesso teatro dell'altra volta, sì. Cos'era, 2013? 2012, ha detto Alessio. Sono cambiate tante cose. Umanamente ho vissuto una delle esperienze più belle che possa vivere un italiano innamorato della sua patria. Cioè, ma l'espressione che io uso è non il rimpianto per ciò che non ha funzionato, ma la gratitudine per aver avuto questa occasione. Ho detto che quindi io sono uno di quelli che pensa che lo ius soli sia un principio giusto e che deciderà Gentiloni se mettere o no la fiducia. Se mette la fiducia votiamo sì, se non la mette prenderemo atto che non ci sono le condizioni. È una scelta che fa il governo, ok? E io ho fatto il Presidente del Consiglio con molta parte del mio partito che mi faceva la guerra. Quindi se c'è una cosa che non farò mai è quella di dar noia a Paolo Gentiloni. Deciderà lui, io sarò dalla sua parte. E tutto il Partito Democratico sarà dalla sua parte. Penso che, e nel libro l'abbiamo scritto, nel libro l'ho scritto, bisogna avere una visione complessiva sull'immigrazione. Io ho scritto aiutiamoli a casa loro davvero. Davvero! Oh, frase leghista, ma di che? Salvini parla di aiutarli a casa loro. Quando sono stati al governo loro hanno tagliato i fondi della cooperazione internazionale. Noi abbiamo triplicato i fondi della cooperazione internazionale. Noi possiamo dirlo di aiutarli davvero a casa loro perché stiamo investendo in Africa con la cooperazione internazionale. Loro in Africa hanno portato i diamanti rubati al finanziamento pubblico dei partiti. Perché poi nessuno dice ma la Lega deve restituire 48 milioni di euro ai cittadini italiani avendo truffato secondo una sentenza di primo grado il patrimonio italiano. Il paese, insomma, basta con quelli che dicono alla Mario Monti ce lo chiede l'Europa. Iniziamo a dire cosa chiediamo noi all'Europa. Ve lo chiede l'Italia, signori. Tutto mi aspettavo tranne che si mettesse a guardare anche bici sgonfie, sospensioni, neanche pantalone discutibile, grasso che cuo, questo è vero. Però riprendendo la sua metafora, le dico sì, il PD talvolta sobbalza un po', talvolta sembra di avere qualche ruota sgonfia, perdiamo qualche elezione amministrativa, ma io sono tanto orgoglioso di essere non il capo, ma uno dei membri di una grandissima comunità democratica. Io lo studio a casa. Ah, quindi sei su di medicina? E anche mi è però vorrei fare logopedia. Grazie Diana. Grazie. Ciao. Ciao.